Quando Alberto Alessi mi ha invitato a partecipare al Tornitore Matto e che mi ha dato le prime spiegazioni sulla la tecnica, subito ho pensato che volevo fare delle scatole, perché io ho una specie di passione per le scatole, perché penso che con le scatole si riesce a fare tante cose, a gestire anche certi piccoli problemi, ma magari anche dei grandi problemi. E quindi ho subito pensato, con quest'idea di contenitore, di fare scatole, e di fare scatole con diverse parti, cioè un contenitore, un coperchio che è anche un contenitore, e anche un coperchio, per esempio, per quella piccola. E poi sono venuto nell'elaborazione del lavoro, sono venute l'idea di fare queste canalature per esprimere un po' l'idea dell'attrezzo che spinge la lastra di metallo sulla matrice. E poi questa elaborazione rende anche l'oggetto più ricco, diciamo, più interessante anche dal punto di vista visuale, ma anche da toccare.